Buongiorno, io non sono un'informatica, poi alla fine vi dirò perché, e vi parlo di biblioteche digitali, ma userò le stesse parole, non ci eravamo messi d'accordo, ma mi fa molto piacere trovare appunto la stessa parola, aperto prima di tutto, condivisione e collaborazione. Dunque, ho dato questo titolo, La biblioteca digitale come protesi per pensare. È la vostra idea di biblioteca digitale? Parto dal paradigma, appunto, anche io parlo di paradigmi, e questo è un paradigma veramente diverso rispetto alle biblioteche tradizionali. Le biblioteche digitali sono inserite nel ciclo, della creazione di conoscenza. Anche le biblioteche tradizionali lo erano, ma lo facevano in modo diverso. Favoriscono la collaborazione e il futuro è semantico. Prima di iniziare, che cosa intendiamo per conoscenza? Qui, cominciando dall'albero del male o del bene, non so, che poi non era una mela, ma pare che era un fico. Pensate che si possa trasferire la conoscenza, per esempio dando un libro si trasferisce conoscenza, o invece la conoscenza è un processo, in particolare un processo sociale, e quindi creare conoscenza implica risorse, ma implica soprattutto condivisione e collaborazione tra le persone. E questo ve lo lascio così come domanda aperta, però per capire il paradigma aperto bisogna anche comprendere meglio che cos'è la conoscenza. I filosofi e tanti altri lo stanno facendo. Nel senso che parlo io in questa presentazione, la conoscenza è un processo che non finisce mai ed è un processo sociale. Allora, prima cosa da capire, la biblioteca digitale cambia il paradigma e diventa un paradigma aperto. Intanto il libro si è aperto. Noi abbiamo cominciato a lavorare, perlomeno parlo per me, con libri di carta che dal Medioevo in poi hanno riproposto il modello del codice chiuso. E proprio per evitare manipolazioni del libro. Tutta la filiera del libro è chiusa ed è molto difficile in questo momento fare una nuova filiera invece per il libro aperto. Qui ho messo San Marco perché non so se sapete, a Venezia si trova il leone che rappresenta San Marco, sempre con il libro e la spada. Però a volte il libro è chiuso, a volte il libro è aperto, non so se avete notato. Il libro chiuso è chiuso quando Venezia ha abdicato la sua sovranità e quindi c'era qualcun altro che la dominava. Il libro è aperto quando Venezia aveva la sovranità. E questo mi sembra che rappresenta un po' anche bene, perché questo libro aperto è aperto e consente tanti riusi, manipolazioni. Abbiamo cominciato con l'ipertesto, è l'ipertesto che ci ha dato questa apertura, nuove strutture del libro per nuove potenzialità. E qui inizio dai pionieri, Menex e Ted Nelson, che avevano però visioni anche abbastanza diverse. Di fatto il web ci ha dato l'ipertesto. Ecco, la biblioteca parte dai libri, anzi molto spesso in Italia viene identificata con i libri, la promozione della lettura. È un po' riduttivo. Comunque la biblioteca tradizionale ha proprio l'idea del silos, ogni biblioteca è a sé, c'è stata anche difficoltà a collegare le biblioteche con la cooperazione e per fortuna anche in Italia si è riusciti ad avere degli strumenti unici. Comunque, anche nell'ottica del cambiamento digitale resta questo approccio della biblioteca come silos. Questa è una biblioteca di Assago a Milano che ha veramente usato il silos per aprire la biblioteca. Ecco, la biblioteca digitale è aperta. Qui non so se conoscete questa esperienza, questa è Bibliotech.
che è la prima biblioteca completamente, la prima, non so, la prima che io conosco, completamente senza libri, cartacei. E che è stata aperta in Texas, e quindi questa è la rappresentazione che potete trovare su internet. Ecco, ma cosa significa questo cambio di paradigma? Per la definizione di biblioteca digitale c'è stata tanta letteratura, poi alla fine non, in realtà abbiamo rinunciato perché ci sono tantissime tipologie di biblioteche digitali. Ognuno ha la sua, ma è giusto così perché ci sono diverse esigenze, diversi utenti, e anche forse diverse fasi di evoluzione. Quindi, per biblioteca digitale, la gran parte intende la digitalizzazione de delle biblioteche tradizionali, ad esempio Gallica. E molto spesso questa digitalizzazione sono proprio immagini de delle pagine, dei libri. Però si può intendere anche una collezione di servizi, come ad esempio Europeana, che è il progetto più importante che abbiamo in Europa e che ha anche molta influenza su i servizi italiani, oppure viene intesa una collezione di oggetti multimediali come National Science Digital Library, ad esempio, che ha proprio sia corsi sia simulazioni, eccetera. Nelle esperienze più avanzate si focalizza gli spazi virtuali per la collaborazione, quindi ad esempio lo Sharium o anche l'Open Knowledge. Ecco, tutte queste tipologie sono biblioteche digitali. Ecco, in fondo anche nelle biblioteche tradizionali eravamo abituati a diverse tipologie di biblioteca e non credo che sia, coesistono, anche se diciamo quelle più avanzate sono quelle in cui cerco di parlarvi in questo momento, come hanno fatto chi mi ha preceduto. Vi facciamo vedere le cose più avanzate, ma le altre esistono anch'esse. Ecco, quindi biblioteca aperta rispetto alle biblioteche tradizionali va oltre l'accesso, perché cerca proprio di concentrarsi su questo, facilitare la creazione di conoscenza. E qui altri pionieri che vi posso indicare è Licklider, che nel 65 era stato incaricato di fare un rapporto sulle biblioteche del futuro, che potete leggere perché è in internet, e in cui lui parte da delle esigenze molto specifiche del ricercatore, quindi parte dai suoi bisogni, e indica una capacità importante che per lui è quella di ottenere con velocità le informazioni, a questo punto dalla rete. Ma ancora più interessante è Engelbart, che parte proprio da un altro concetto di aumentare. Ecco, la biblioteca digitale diventa una biblioteca aumentata, perché si riesce a fare qualcosa che non era possibile far prima. E poi naturalmente Tim Berners-Lee, dal punto di vista più della ricerca nella biblioteca digitale, si usa spesso questo sistema socio-tecnologico, perché la tecnologia, come anche in fondo nelle esperienze precedenti, la tecnologia è integrata a questo punto nella vita, ma anche la vita quotidiana, o in particolare la vita di chi deve fare ricerca. E c'è un aspetto molto importante, che non è solo l'aspetto tecnico, che naturalmente è importante al centro, ma è l'aspetto delle politiche, delle strategie culturali, anche delle istituzioni, le diverse missioni delle istituzioni, come anche c'è un aspetto organizzativo e di nuove capacità e anche nuovo modo di lavorare. Un altro concetto che è interessante di Schneiderman è quello della creatività. Ecco, quello che abbiamo velocemente passato in rassegna finora è l'innovazione, il paradigma aperto, si fanno le cose differentemente, si fa meglio, ma con la creatività si fa anche di più. È il valore aggiunto a cui dobbiamo aspirare. Schneiderman scrive questo testo che appunto parte dal codice. Il codice è il libro chiuso, inventato dai monaci,
Memex è la struttura di Bush, e Genex, lo chiama Genex, cioè favorisce la creatività, che ha queste quattro fasi: raccogliere, creare nuova conoscenza, collaborare, consult, e disseminarla. Ecco, quindi la biblioteca digitale, se è inserita in questo flusso di creatività, deve partecipare al ciclo di vita della ricerca. E quindi si estendono anche tutto quello che finora facevamo nelle biblioteche tradizionali. Qui non so se sia facilmente leggibile, ma quello che è interessante è vedere i quattro blocchi. I blocchi che vedete qui in basso sono quelli tradizionali in cui le biblioteche si sono cimentate. Questo si può chiamare organizzazione della conoscenza oppure organizzazione dell'informazione, come preferite, è quello che ha sempre caratterizzato il lavoro delle biblioteche. Le biblioteche non si limitano a raccogliere, insomma, magazzini o archivi, ma devono dare appunto con i cataloghi, le bibliografie, una organizzazione con i metadata in particolare e devono anche assicurare la preservazione, un ruolo che hanno finora svolto molto bene. L'altro quadrante in basso è l'accesso e questo anche è la funzione che diciamo caratteristica delle biblioteche, le biblioteche per l'accesso, accesso all'informazione, accesso per tutti, libero e aperto. Ma attualmente la biblioteca digitale si interessa anche dei due blocchi che vedete in alto. Il primo è la creazione dei contenuti, non solo perché le biblioteche, anche digitalizzando il loro patrimonio, diventano editori, ma perché proprio le biblioteche aiutano. Pensate ai depositi istituzionali che tutti abbiamo nelle università, anche in Italia. Aiutano l'utente a creare contenuti e qui c'è un nuovo concetto anche di partecipazione dell'utente alla creazione della biblioteca. Ci sono biblioteche digitali che sono create dagli studiosi stessi. E l'altro quadrante ancora più interessante, una ricerca dell'IBM l'ha chiamato il quarto paradigma, che è appunto il paradigma per la creazione della scienza. E il quarto paradigma è dare un servizio per i dati e addirittura per l'utilizzo dei dati, quindi l'analisi dei dati. E quindi favorire la collaborazione interdisciplinare tra diversi studiosi e favorire la manipolazione dei dati al fine di fare ricerca. Ecco, qui un esempio di quello che vi dicevo, DigiLib LT è una biblioteca per i testi latini che ha molte funzionalità di quelle che vi avevo indicato nel quarto blocco e che è stata creata da uno studioso, un umanista che si chiama Maurizio Lana e che potete intanto consultare per vedere un poco quali sono le funzionalità. Ce ne sono tanti di esempi. Quale futuro? Ecco, il futuro delle biblioteche digitali non è che ci fermiamo qui, ma è la semantica, in particolare l'organizzazione diventa nel web, quindi l'organizzazione non è più legata ai vecchi silos, ma una volta che la biblioteca digitale è visibile, aperta nel web, l'organizzazione sarà collegata dai link e data e questo penso che sarà uno dei primi modi in cui riusciremo a mettere i nostri cataloghi veramente nel web, tutti, non solo quelli, alcune informazioni. E quindi questo lo metto come futuro e vado un po' così più veloce perché c'è tante fasi che dobbiamo fare. Volevo soltanto dirvi che qualcuno ha già cominciato anche vicino a noi, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Penso che conoscete tutti questa esperienza, che ha collaborato con Wikimedia e sta adesso arrivando a vere e proprie ontologie, web semantico.
per quello che è il nostro catalogo. Ecco, volevo fermarmi un po' di più sulle competenze digitali, perché di fatto tecnologie, servizi, strumenti ci sono, ma siamo invece indietro nelle professioni e nell'aggiornamento delle professioni. Ecco, e questo penso che sia un gap da affrontare urgentemente, anzi forse siamo indietro, a cominciare dalle università, in tutti i corsi ci dovrebbero essere queste competenze digitali. Ma si sta parlando proprio di nuove professioni. Ecco, sicuramente per i giovani è fondamentale avere questo background, perché l'evoluzione è questa, non è una scelta, non possiamo tornare indietro, ma è l'evoluzione non della tecnologia, è l'evoluzione della società. Ecco, questo approccio che dicevamo all'inizio della conoscenza, la creazione di conoscenza, che è partecipata, che è collaborativa, è in tutti i settori. Quindi non è soltanto un problema di tecnologie e sinceramente non è neanche un problema di far diventare tutti informatici o chiedere agli informatici di fare tutti i mestieri, ma è un discorso di avere certe capacità. E cambiare, perché ogni professione cambia, perché è cambiato il paradigma, non solo l'ebook, perché sono cambiate le esigenze degli utenti che hanno bisogno di uno spazio collaborativo, non solo condividere le risorse. È la cooperazione e la collaborazione in un sistema aperto il nuovo direi, criterio. E su questo c'è anche il problema di cosa si fa delle competenze tradizionali, no? Allora, sicuramente c'è bisogno di un aggiornamento professionale che anche questo non c'è e semmai è lasciato al singolo. Però ci sono sicuramente delle competenze che possiamo trasportare nel nuovo paradigma. In particolare quei blocchi che abbiamo visto prima in basso, sia l'organizzazione della conoscenza, sia l'accesso all'informazione sicuramente rimangono, ma sono completamente cambiati in un'ottica di rete, nell'ottica del web e nell'ottica del nuovo paradigma. Però servono in ogni caso anche nuove competenze. E su questo ci sono delle statistiche sia fatte in Italia dall'Agenzia Digitale Italiana che fatte in Europa. L'Europa ha fatto un rapporto che si chiama E-CF, in cui trovate i risultati di un'indagine sulle competenze digitali che servono e che sono state fatte attraverso un'indagine europea. Ecco, solo in Italia da queste statistiche servono 60.000 nuovi posti di lavoro con queste capacità. Ecco, questa è una sfida sicuramente per l'università, significa sempre di più fare dei corsi interdisciplinari, ma è una sfida per tutte le associazioni professionali e per tutti in genere. Se ci sono domande, grazie. Di cose dette anche.